Mi manchi, mi manchi, se si va spinta di starmene ma... Scusate, eccoci. Ti sei mai fatta qualche domanda? Dopo 5 giorni, ti ripeto, ho visto delle cose non orrende e ti sei mai chiesta come stavo io di là? Non hai fatto altro che dire robe negative, solo che robe negative, e dici alla prima persona che incontri voglio farfalle sullo stomaco. Che sono un po' una puledra, capito? Mi muovo. Tu mi dici, in questi 5 giorni, in questi 10 giorni hai mai pensato a me? E io ti dico, al di fuori di qua, sì, quando io stavo male, ma male male, tu pensavi a me. Sai quanto male sono stata io fuori da qua? Adesso è facilissimo arrivare qui, eh? Io so quello che ho fatto e non mi pento di nulla. Cuore. Ma io fossi in te mi sarei sotterrato oggi. No. Non avrei detto mai questa cosa qua. Io non mi sotterro. Perché io mi farei schifo. Grazie amore, è stato un po' rispettato, nel senso che non ti sei avvicinata a nessuno. Io non è che mi sono avvicinato, non sei sai cos'è? Con nessuna, che io, ma tu non mi hai mai rispettato fuori, non hai mai rispettato me come io, persona. A differenza tua, ero veramente innamorato di me te. E ci credevo veramente io. Pazza. Sì, che ti voglio fare una domanda. Perché hai rifiutato il primo falò di confronto? Sei. Le nostre discussioni a casa erano queste. Si discuteva per una cosa, poi lui iniziava a offendermi e io stavo zitta. Perché è quello che ti ad meriti. Ascoltare. Stasera è quello che ti meriti. Condividere spiacevoli inconvenienti. Se ti stanchi e non mi scollo. Non è finito. Cioè, tu ti rendi conto che lo stai guardando anche col sorriso? Upsi. No, a me, cosa devo dirti? A me dispiace. Cioè, ti rendi conto? Sto rivivendo delle queste emozioni che ho provato, non posso nasconderlo, non posso nasconderlo. Sì, può finire qua per me stasera. Siete un po' chiusi di mente, ok? Aprite. Decidete di tornare a casa insieme o separati? Separati. Per te, Jessica? Certo. Non sappiamo se quella tra Jessica e Alessandro sarà una nuova storia d'amore. Quello che sappiamo sicuramente è che escono insieme. Non penso proprio.